Questo non è il mio paese. Io non sono nato qui. Infatti siamo sulle Alpi Marittime. A sinistra Alpi francesi, a destra, è ovvio, Alpi italiane. Dice, beh, e da che si capisce? E come? C'è tanto di frontiera naturale che divide nettamente i due paesi. Eccola, eccola là. Dice, ma perché va così a zigzag? Per la buonissima ragione che tutto ciò che è italiano deve restare in Italia e tutto ciò che è francese deve restare in Francia. Appunto dico, a ognuno la roba sua, sacro no. E d'altra parte, lo sanno tutti che un albero francese non somiglia affatto a un albero italiano, mentre una collina italiana non somiglia nemmeno lontanamente a una collina francese. Ed anche quel paesino laggiù, che per gli italiani si chiama Assola e per i francesi invece Assola, dove io vivo da parecchi anni, è per metà francese e per metà italiano. Perché la frontiera naturale ci passa proprio in mezzo e lo taglia in due. Come? Taglia in due anche l'albergo detto appunto delle due frontiere. E dove vi può capitare il caso di dormire? Con la testa in Francia e con i piedi in Italia? E dove le zanzare godono il privilegio della doppia nazionalità? A parte ciò, tutto va bene ad Assola ed ognuno vive la sua vita. Prendiamo oggi, per esempio, dalla parte francese è festa nazionale. Per noi italiani, invece, è un giorno come un altro. Si lavora. Tutti. Il contadino, il pastore e il libero professionista come il sottoscritto. Però, detto fra noi, la frontiera è una gran bella invenzione. Certo, tutto andrebbe meglio se non ci fossero i doganieri. E in particolar modo il brigadiere francese Pastorelli Ferdinandò, che mi conosce da lunga pezza e che io considero affettuosamente il mio miglior nemico. Ma come dice un proverbio di queste parti, c'è sempre un verme nella pera e un tocaniere sulla frontiera. Questa è Ferdinà. Come va? Molto bene, Giuseppe. E chi che tu fesi? Je promène. Cosa c'è qui dentro? Andè, lì dentro dell'eau, dell'acqua. Dell'eau? Oui. Acqua benedetta del monastero di San Michele. Ah, dell'acqua benedetta. Ma è acqua vite? Ma no. Acqua vite. Senti. È vero. Miracolo. San Michele ha fatto il miracolo. Grazie, San Michele. San Michele ha fatto il miracolo. Popolo, ascolta. Incredibile, ma bene. Meno. Non è un miracolo. È una vecchia barzelletta. Te l'ho raccontata io, non ti ricordi. Eh? Ah, sì? Allora non è miracolo. Oh. Non è un miracolo. C'è stato uno sbaglio. Fermi tutti. Stop, Giuseppe. Dove è andato quell'imbecille? Giuseppe, fermo! Stop, Giuseppe! 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 Oh. Giuseppe! Giuseppe, fermati! Fermati! Lo sai che ti acchiappo! Ti pentirai! Resistenza alla forza pubblica! Ti costerà caro! Giuseppe, fermati! Un passo di più e sparo! Tu mi conosci e io miro giusto. Attenzione, prima intimazione. Un, due. Cartello. Che? Il cartello, sì. Parla più forte. Sembra una scusa pronta.
incomodato. Hai detto una bugia. Guardala. E allora? E allora qui non mi vuoi arrestare perché siamo in Italia. Sei matto. Lo sai che questo ponte rischia di crollare. Andiamo, vuoi romperti le ossa? Hal! Sarebbe un caso Sabelli. Un che? È latino. Latte. Ah, bon. Allì, vieni, un bel saltino, su. Io, là. Ma tu sei pazzo? No, sto qua. Bon, bon, ça va, ho tutto il tempo. Non ho nessuna fretta io. Ma che mi racconti? Siete aspettati giù in paese per la sfilata, per il defilé. È vero? Le defilé. Oh. Ma dimmi un po', non sei tu quello che nella sfilata fa brrrr, zum? No, monsieur, non ho mai fatto brrrr, zum. Porto la bandiera io. Oh, pardon. Non ho mai fatto brrrr, zum. Aiuto! Aiuto! Oh, bon, chiamate il genio pompieri! Chiamatemi l'autoambulanza! Guide alpine! Io mi sono assicurato! Soccorso! Salvami! Ferdinand, te ne supplico, salvami! Non posso, devo rientrare in Francia? Sì, non mi lasciare! Pensi ai miei figli! E io? Non ce l'ho un figlio? Sì, ma io ce l'ho quattro che mangiano per otto! Ferdinand! Va bene, proprio per farti un piacere. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Le ossa. Bella fortuna avermi incontrato. E se non ti avessi incontrato, non starei qua. Trova me. Oh, le ossa, aiuta. L'autre aussi. L'autre main. L'autre main aussi. Oui. L'autre main. L'autre main, oui. Allez, attrape qua. L'autre main, oui. Capocino! La damigiana! Oh, se fai così, me ne vado. Aiuto, insomma, ma mia, che paura! Stai. Ti rimorti. Stai calmo. Ho forse paura io? Ti rimorti. Mamma mia, che paura! Ma che paura! Cosa hai mangiato stamattina? Cipolla. Che? Ognò. Non potresti mangiare il caffè latte come tutti quanti? Che paura! Ferdinand, qui non si tocca, non c'è piede. T'ho preso! Aiuto! Stai fresca adesso. Oh, donc, frode, delitto di fuga. Ce ne vorrei almeno per tre mesi. Allora tu mi resti in territorio italiano. E con quale diritto? Questo è un sovruso, è una prevaricazione. Ma chi ti ha chiesto niente a te? Chi mi ha chiesto niente? Me non hai strillato aiuto proprio adesso, eh? Allora, se ogni qualvolta uno chiede soccorso deve essere arrestato, buonanotte. D'accordo. Allora no, ti butto giù, ti rebutto giù. Ma rendo. Andiamo. Oh, ti arrendi? Oh, il cappello. Sì, vabbè via. Vabbè via, che paura. Vergognati. Se hai paura, cambia mestiere. Ehi! Vabbè via. Signori, volete ricominciare? Mio fratellino, poverino, non ha visto niente. Io non so perché mi hai arrestato. Sì, per frode. No, per vendetta. Non mi hai mai perdonato di aver sposato la tua prima moglie. Ah, oh, questa sì che è bella. Il signorino crede che siccome ha sposato la mia prima moglie, adesso è in diritto di fare il contrabbando impunemente. Sarebbe troppo facile. Il sentimento è il sentimento, ma la legge è legge. Oh, Ferdia. Impossibile. Sfilano senza di me? Colpa tua, cammina, andiamo, andiamo. Ma che corri? Uè! Cammina, Mauro. Cammina, allie. Allie. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Non sorpassate la frontiera! Attenzione! Attenzione! Serrare! 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 Serrate! Non sorpassate la frontiera! Serrare! La colpa è sua! L'ho pizzicato con una damigiana! E lei il mio dovere lo sa, eh?
Non lo so come usa tra i doganieri, ma per noi altri gendarmi l'orario è orario. Serrate! Sì, d'accordo, è facile dire, ma... Ehi, Giuseppe, ma dove vai? Alla Bastiglia! Sì, Giuseppe, sei diventato francese? Per forza. Forse non ci siamo fatti notare abbastanza? Avanti, su, se fai così ti porto in prigione. Ma allora pago l'ammenda. I soldi ce li hai? No, ma ti posso spiccare una tratta. Se no vado a casa, ti prendo e te li do. Come? No, vai, ti bevi un caffè, puoi fare anche una bella doccia, già che ci sei. Ma per chi mi hai preso? Avanti, cammina, cammina. Ma che malfidato che sei. Ehi, papà, ti hanno richiamato? Vieni qui, vieni. Cammina, lei. Che c'è, papà? Dio alla mamma di darti 20.000 lire e portamelo subito, vai. 20.000 lire con tutto quello che mi hai fatto passare, eh? No, 50.000. Ma che prezzi, vai. Allì, allì. È così che si soffoca l'iniziativa privata, eh? Già sei proprio figlio a tuo padre. Mio padre? Cos'è da dire di mio padre? Io niente. Non si è mai saputo chi fosse. Il contrario del tuo. A Napoli c'era la sua foto in tutti i commissariati. Per forza, era fotogenico. E allora non gli somiglia affatto tu. Ehi, papà! T'hanno rubato la bandiera? Anch'io voglio essere ex combattente. Più tardi, se sarai buono. Di... Non è mica male la tua seconda moglie, eh? Poi vogliamo ricominciare, la prima non ti basta. Papà, mamma ha detto che ci devi fare con quei soldi. Dì a tua madre che se lui non paga la multa io la sbatte dentro. È vero, papà? Beh, in un certo senso sì. Vai, vai, vai. Ma dove stava lei? Si può sapere? Beh, chef, ho pizzicato questo qua. Ma lei ha tutto l'anno per pizzicarlo. È proprio necessario scegliere il giorno della sfilata. È veramente, capo, è lui che l'ha scelto. Ma basta, venga, venga, ne parleremo dopo il rinfresco. Andiamo, venga, andiamo. Allora, spiritoso. Sfiliamo con i pistoletto quest'anno? Ecco, le spiego. L'anno scorso con i fuochi d'artificio per un pelo non fa saltare un vescovo. Non so. Oggi l'onorevole Bonfon, nostro deputato, per poco non assiste al guazzabuglio causato dal suo ritardo. Per fortuna non si è fatto vivo. Nella gendarmeria questo non deve accadere più. Oh, non più. Giustissimo, ha ragione. E rifletti qualche volta. Mai durante le ore di servizio. Andiamo. Olle, olle. E che modi sono questi? Che cosa vuoi, Marsh? Oh. Accidenti, si è fatto beccare. Oh, Giuseppe. Bottiglioni. Bene. La signora Bottiglioni si scusa che non ha potuto venire. Eh sì, perché è caduta e si è fatta molto male. No. Sì, l'ho vista io. Un cascatone, poveretto. Ho acchiappato Giuseppe appena in tempo. Tu la conoscevi? Che io? Oh, no. E tu? Io? No. Lui nemmeno. Oh, è un peccato. Era proprio bella. Un po' pesante, forse, ma piena di spirito. Silenzio. Silenzio. Silenzio! Miei cari amministrati, alziamo il calice alla prosperità del nostro amato piccolo comune, che ancora oggi, come ieri, e in ogni circostanza, si è dimostrato degno del suo glorioso passato. Bravo, eh? Oh, sei qui tu! A me ci fa veramente piacere bere la salute di un uomo onesto. Grazie. Non è di te che sto parlando, ma di Ferdinand. Pardon. È incredibile, lo sai. Io più ti guardo e più rassomiglia alla tua povera mamma. Peccato. Che peccato, vuoi una sberla? No, perché io credevo che la madre fosse una bella donna. E invece... Idiota, non scherzare su mia madre. Era una santa, non è vero, donna Dio? Oh, cameriere come lei non se ne trovano più. Carina, buona e poi discreta, devotissima. Queste italiane tutte uguali. E non ha mai voluto sposarsi per tirarti su da sola a modo suo. Del resto, come la mia povera mamma che mi ha spinto sulla retta via. Allora non deve averti spinto molto forte? Beh, alla sua, donna Dio.
alla tua. E se ti vede di lassù, oggi sarà certo contenta di te. Oh, sì, certo. Cin cin. Alla salute, capo. Alla sua. Che ne dite? 20 anni di servizio e già brigadiere. Se uno ci pensa bene, sei formidabile. Sì, una bella carriera. Oh, sì, lo riconosco. Io sono fiero di te, figliolo, e posso dirlo. Perché in fondo sono un po' io che ti ho messo al mondo, è vero? Ah, sì, questo è vero. Lei non può saperlo, capo. Indovini un po' dove sono nato. Ah, non lo so. Avanti, indovini, chef. Ma non lo so. Non lo sa? Voglio aiutarla. Io sono nato nella sua cucina. Nella sua cucitrice. Oh, no, capo, non esageriamo. È solamente nella sua cucina. Come? Che c'è? Tu sei nato nella cucina. Sì, io sono nato nella cucina. Domanda Don Adieu. È buffo, eh? È più buffo di quello che credi. Cosa ne pensa, capo? Io? Beh, molto comico questo. È nato nella cucina. Oh, questo è tipo. Renato, vieni qua. Vieni. I ciotti l'hai portati? Mamma dice che è meglio che va in prigione. Va. Hai capito? Vai a mettere su famiglia. Oh, ma dico io, ma te chi te l'ha fatto fare di divorziare? L'hai voluta e l'hai avuta. Adesso tientela. E perché ridi? Rido perché adesso ti porti in prigione. A me? Ti fa ridere andare in prigione? No, non rido per questo. Perché? Rido perché tu sei nato in cucina. E la cucina è peggio della prigione. Meno. Sì, informati. È molto peggio. È peggio la prigione che la cucina. No, no. È peggio la cucina che la prigione. Arrivederci. Ehi, dove vai? A casa, alla maison. Alla prison, vorrei dire. No. Tu non hai il diritto di arrestarmi. Tu non hai neanche il diritto di essere doganiere. Tu non sei nemmeno francese. E allora? Non sono francese io. Adesso ti faccio vedere. Dove sei nato tu? In cucina. Dove si trova la cucina? In Italia. E allora? Mamma, ponderiamo la cosa. Dunque, tu sei nato in Italia, di madre italiana e di padre ignoto. Che cosa sei tu? Francese? Ma voilà, fammi il piacere. Italiano! Sei matto italiano io. Perché? Forse è un disonore essere italiano? No, non è un disonore essere italiano. Io gli italiani li rispetto, io li saluto gli italiani. E così perché sono nati in una cucina, io sarei italiano. Allora se fossi nato in una stalla, sarei un cavallo. No! Saresti un asino! Un asino! Sangue freddo, pastore, lì, niente storia! Lascialo, hai ragione! Sei italiano, non c'è dubbio! Sono italiano? Sì! Qui! Non ho il diritto di portare l'uniforme! No. Non posso più arrestarmi! No! E allora ti faccio vedere io se posso! Andiamo! In galera! Ma che cosa ne dice lei, signor sindaco? È tutto uno scherzo questo, no? Speriamo di sì! Tutti così voi italiani! Appena siete all'estero, trattate i vostri compatrioti a pesce in faccia. Ah, basta. E ringrazi che sono in uniforme, se no povero Giuseppe. Che ascolti di? Moi, rien. Allora sì. Che? Allez. Bon. Allez. Oh. Douche-moi. Ecco. Ancora lei. E allora si entra così, come all'osteria? Pardon, ragioni di servizio. Ferdinand, tu non hai il diritto. Ça va, eh? Ça va pas. Ça va. Prima una domanda. Un uomo nato in Italia, da madre italiana e da padre ignoto. Che cos'è? Aspetti un momento, mi lasci riflettere.
nato in Italia, madre italiana, padre ignoto. È italiano. Italiano. Arrivederci. È sicuro che è italiano? Sicuro. Altri quesiti? Beh, ma se alla nascita è stata dichiarata al municipio francese, che cos'è? Che cos'è? Ma questo è un pochino più difficile. Nato in Italia, madre italiana, oui. Padre ignoto, ma dichiarato al municipio francese. Sì, dichiarato al municipio francese. È francese. È francese. Hai visto? Dov'è? Mamma, come va? Buongiorno, papà. Buongiorno, ragazzi. Allora non ti hanno portato in prigione oggi? Ah. Chi mi hai portato? Ragazzi, non mi asfissiare. Sono stanco, vengo dall'estero. Chi? Vicinine, vicinine. Vicinine, vicinissimi. Sì. Buongiorno, ma chérie. Ça va? E Maricia dove? È di là in negozio. Oh. Ma allora non era vero della multa. Era tutta una scusa per spilarmi i quattrini. Io vado a lavarmi le mani e vengo. Tanto io li trovo sotto il mattone. Già qui non bastano mai. Ogni giorno ce n'è una. Ah, sì? Lo sai che i ragazzini hanno bisogno del grembiule per la scuola? No. E lo stagnaro, lo sai cosa ha voluto lo stagnaro per la guarnizione del rubinetto di cucina? 2000 lire, hai capito? E tu hai il coraggio di venire a chiedere 50.000 lire. Bella faccia tosta. Hai fatto un altro giro a vuoto, eh? Parzialmente. E allora perché ti presenti a quest'ora? Perché, che ore sono? Le due. Accidenti, ecco perché mi sentivo tanto appetito. Cicilina, Cicilina. Guarda. Vieni, 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 vieni. E voilà. Antoinette. Che è successo qua? Ve lo siete mangiate tutto? E non ti aspettavamo più, ti credevamo in prigione. E va bene, potevate mettere via la mia parte, no? Se ti davano 10 giorni? Ma guardate un po', un poveraccio che lavora tutto il santo giorno onestamente per cercare di frodare la legge, viene a casa e che cosa trova da mangiare? Uno scheletro di pesce. Non è onesto questo! No! Ah, mannaggia, lo schiaffo, senti. Ecco fatto, l'uovo alla cocca. Che? L'uovo alla cocca? L'uovo alla cocca! L'uovo alla cocca! Ma lo sai benissimo che nella cucina francese non mi sconfinfera! Oh! No. Ah, ci risiamo! Ma io parlo turco! Papà, il signor Mario voleva comprare... Sì, sì, io volevo... Voleva comprare un calendario, forse? Eccolo qua. A lei. Veramente? Veramente costa 500 lire. 500 lire? Ma papà... Zitta tu! E siate gli amici per i mandi perché ne ho una grossa partita. Sì. 500 lire, allora. Grazie. Buonasera. Buonasera, signorina. Buonasera. 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 Buonasera, buonasera. Scusa, papà, era del 1951. Appunto, un calendario antico ha più valore, no? Comunque che sia l'ultima volta. Ti ho già detto che non devi frequentare cattive compagnie. Ma è un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, ma è sempre un indivisa. Carabinieri, poliziotti, finanzieri, doganieri, ammazza, ammazza, è tutta una razza. E adesso vai, vai, te. Oh! Oh! Vieni a vedere quel fesso del tuo primo marito, via.
visto! Eh? Pensa che rischi hai corso, figlia mia. Quello poteva essere tuo padre. Oh, figlia di una buona donna, te lo preparo io un bel piattino. Adesso ti appioppo una di quelle denunce che se per disgrazia le metti i piedi in France te ne pentirai finché compi. Oh, senta, capo, non c'è una pena che funzioni bene. Come si può stroncare la criminalità se l'amministrazione non ci dà le armi? Pastore Lee, niente reclami all'amministrazione in questo momento. È un ordine? No, è un consiglio. Ah, boh. Guardi qua, ricorda l'articolo 2, eh? L'ingaggio nel corpo delle dogane francesi non è concesso che a cittadini francesi, è chiaro, no? Non sono forse un cittadino io? Oh, andiamo, chef. Non metterà sulla stessa bilancia le calunnie di un miserabile contrabbandiere e la parola di un doganiere francese. Dico, chef, lei mi conosce? Io? Sì, ma l'amministrazione non è tenuta a prestar fede o meno alle parole dei singoli, ma solamente ai loro certificati debitamente vistati e timbrati. Perciò ora lei è formalmente tenuto a comprovare la sua nazionalità. Mi porti il certificato di nascita? Certificato di nascita? E di chi? Di chi? Di lei? È un consiglio? No, è un ordine. Ah, boh. Ah, Giuseppe, se mi capiti. Scusi, capotoro, non so. Ma che doganiere? Quello è un podista. Si può entrare? I miei rispetti, signor sindaco. Scusi tanto se la disturbo. Ah, pastore Lee, s'accomodi. Oh, grazie, signor sindaco. Oh, io mi scuso ancora, ma è cosa di un momento soltanto. Io vorrei, se è possibile, un atto di nascita. Noi tutti stavamo appunto esaminando il suo caso. Disgraziatamente. Perché disgraziatamente? Ebbene, vede qui nel registro, è stato commesso un errore. Un falso, in parole povere. Un falso cosa. Ma insomma, il mio nome c'è o non c'è? Ah no, per esserci c'è. E questo è l'errore. Il falso? Capisce, pastore Lee, quello che l'ha dichiarato qui non aveva il diritto di farlo. Non aveva il diritto? No, oh. Non è nelle Alpi Marittime che lei è nato, ma nella provincia di Cuneo, in Italia. Oh, ah, ma anch'io sono di Cuneo. Piazza Garibaldi, proprio accanto a Borghese, il vinaio. Permesso. Un momento, signor sindaco, parliamoci chiaro. Che siete dalla provincia di Cuneo? Lo scherzo è durato abbastanza, ma insomma io sono nato. Dove sono nato? Ma io sono francese. Lo sanno tutti. Questo lo dici tu. Lo so perché volete farvi lo sgambetto voi due, perché siete due contrabbandieri e più di una volta vi ho pescato con le mani nel sacco. E adesso nel sacco vorreste metterci me, eh? Brigadiere, non le permetto. Messier Rastier e io siamo consiglieri municipali. Oh, ma che bella referenza. Oh, mi scusi, signor sindaco. Calma, calma, pastore Lee. Si ricordi che è festa oggi e che mentre gli altri si divertono, noi siamo venuti qui per aiutarla. Ah, sì, è vero. Scusatemi. E allora, cosa avete deciso? Che non ti possiamo aiutare. Non potete. Articolo 145, codice penale. L'ufficiale di stato civile che scientemente rilascia una falsa dichiarazione sarà passibile ai sensi della legge del eccetera, eccetera, eccetera. Perché eccetera, eccetera, eccetera? Ascolti, prego, sarà passibile dai 5 ai 10 anni di lavori forzati. No. Lo sai meglio di me, Ferdinando. La legge? È legge. Amico mio, io non posso rilasciarle un atto di nascita, perché non è qui che Donadieu la doveva dichiarare, ma il municipio italiano, eh? Donadieu. Gaspard Donadieu. Certo,
c'è la sua firma. Ecco, vatela a prendere con lui. Vado. Troverò una via d'uscita. Oh, se la troverò. Donadio, dove sta? Ah, sei tu, Ferdinand. Cosa c'è? Bel lavoro. Lei si diverte a incollare etichette e per colpa sua un povero disgraziato non sa più in che paese è nato. Ma che stai dicendo? Non mi interrompa. Perché mi è iscritto al municipio francese? Io? Sì, lei. Quando sono nato? Ah, quando sei nato. Uè. Ah, ecco, perché vedi, quel giorno pioveva. E allora? E allora, siccome il municipio francese è più vicino di quello italiano, ecco. Ecco. E se per caso Grandinave mi avrebbe scritto qui all'angolo, al circolo delle bocce. Ma di un po', ti scordi che grazie a me sei stato francese per 45 anni? E così? E così? E così, invece di venire qua infuriato a protestare, dovresti ringraziarmi. Merci. E vuole dirmi come va a finire adesso che so di essere italiano? Eh beh, non sei mica solo, sono 48 milioni. Appunto, possono fare a meno di me? Ma anche lei, farmi nascere in una cucina, oh. A me, in mezzo a quegli odori di aglio, di frittura, lo trova decoroso questo? Che vuoi da me, era giorno di fiera. Giorno di fiera? Sì, la gente dormiva anche nei bagni, potevi pure aspettare che si liberasse una stanza. Ah, oh, mi dispiace, se l'avessi saputo ne avrei prenotata una. Ma poi, che bisogno c'era di raccontare a tutti che sei nato in cucina? Di solito questo faceva ridere. Comunque ti posso assicurare che quella sera nessuno rideva. A cominciare dalla tua povera mamma, che stringeva i denti per non urlare. Ah, già, proprio su questa tavola. Su questa tavola? Sì, quando hai cacciato il primo strillo. Ti ho preso fra le braccia. Ecco, così. Ti ho avvolto in una tovaglia e ti ho mostrato a tutti quanti. Oh. Allora eri così carino, così piccolo, non li avevi ancora i denti. Certo, sei cambiato da allora. Sì, con tutto quello che mi succede, dovrò ricominciare da capo. Ma mettete olio dappertutto voi, mi prendete per una macchina da cucire, la bistecca al burro, solo al burro, non ingrassa. Beh, come mai? Non corre più? Stanco, eh? Beh, cosa c'è? Errore anagrafico. Non è più francese. E che cos'è allora? È italiano. Documenti, prego. Sono imitati perfettamente. Ma no, sono buono. Sono io che sono falso. Veramente non si direbbe. Eppure. Buon soldato. Questo sì. Ma lo può tenere il libretto militare. Non prova niente. Almeno proverà che ho fatto il mio dovere. Per sbaglio! Come? Lei è ex combattente, oui. Ma questo non vuol dire che lei sia francese. Porto abusivo di uniforme, falsa identità. Ecco. Un consiglio, amico. Vada immediatamente a regolarizzare la sua posizione. E dove? Da voi, in Italia! Ma che gli racconterò adesso a mia moglie? Bene.
Enchanté de vous revoir. Merci. Il piacere è tutto mio. Cosa c'è qui dentro? Come? Come? Cosa c'è qui dentro? Ancora acqua benedetta? Che ne so io? Dove l'hai trovata? Dove l'ho trovata? Aspetta. Buona. Cos'è, acqua delle colonie? No. È essenza di profumo a base d'ambra naturale. Oh. E a lume di naso, questa bottiglia vale 1.500.000 franchi. Controlliamo. 5.000 franchi. No! No. 10.000 franchi. No, Ferdinando, non mi rovinare. E tu a me? Non mi hai rovinato? Guardami bene. Stai benissimo. Che bel vestito. Perbacco. E indirizzi dal doganiere che non mi piaci. Vedrai che sarò ancora meglio vestito da ergastolano. Perché? Perché? Questa bottiglia te la voglio spaccare sulla testa. No, la fiasca no, non è mia. Io sono un povero portatore, lo sai. Magari dammi una martellata in testa. Vuoi un martello? Ti vado a pigliare un bel martello pesante. Mi fai schifo. No! Tu non sei un uomo. Sei un lurido. Ma cosa facciamo? Avete finito? I bambini, dormo. E tu, cosa fai qui? Passavo di qui e allora... Oh, Antonietta, ma come ti fai vedere in camicia da notte da uno straniero? Straniero io? Il suo primo marito, se l'ho conosciuta prima di te. E senza la camicia. Bene, vai subito in camera tua. Se no ti raffreddi. Marsh! Vi avverto che se mi svegliate i bambini vi caccio fuori a pedate! Chiaro? Chiarissimo! Sta tranquillo. Buonanotte, cara. Buonanotte. Buona nuit, chérie. E adesso facciamo i conti. Cos'hai? Che ti piglia? Sei nei guai, forse? E me lo domandi pur? E beh, calma, calma. Ti sistemo io tutto, costi quel che costi. Oh, tu? Ma certo, io conosco un sacco di persone, personaggi importantissimi. Pezzi grossi, pezzi piccoli, pezzi medi, pezzettini così, figurati. E io conosco il cognato, del cugino, del portiere, di un sacrestano. E che ci faccio col sacrestano? Come che te ne fai di un sacrestano? Oh, Ferdinand, ma tu che razza di italiano sei? Scusa. Io voglio essere francese. Però prima devi diventare italiano. Italiano? E perché? Per poi farti naturalizzare francese. Ma come? E come? Per prima cosa devi ottenere i documenti italiani, perché tu in questo momento non sei niente. Tu non sei nessuno. Tu non esisti, tu non stai neppure qui. Ai! Chi è? Moi. E allora, esisto o non esisto? Dai via, ti sembrerebbe di sì. Testimoni? Adesso io provo con quei due. Che bella giornata oggi, eh? Peccato però che il cielo si stia un po' coprendo. Scusi, che ora sono? Non la faccia tanto lunga. Se ha bisogno di due testimoni a pagamento, siamo qui per questo. Gioventù bruciata. 100 lire per uno. 200. Seguitemi. Ferdinand, tutto fatto. Ho mercanteggiato. Ah. 5.000 lire tutti e due. Ah. Pagamento anticipato. E per te niente? Oh, mi rendi un gran servizio. Ma allora, l'amicizia dove la mettiamo? Il signor Pastorelli Ferdinando, i due testimoni. Montanari Ugo, Bendox Vincenzo. Amici tuoi di vecchia data. Ah, sì, piacere. Senti un po', ma così non è legale. Non sarà una testimonianza falsa, aspetta. Ma scusa, Ferdinando, tu sei nato in zona italiana, sì o no? Sì. E allora? Non è falsa testimonianza. Peccato. Questi, per falsa testimonianza, vogliono doppia tariffa. Che generazione. Mm.
Bonsoir, pastorelli. Bonsoir. Bonsoir. È fatta, sono italiano. Beh, era fatale. Si comincia per lasciare la bandiera al postino e poi... Il postino non si illuda perché presto sarà di nuovo francese. Ah, sì, perché pensa... Ehi, là, 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 là. Non mi scusi, moi. Perché lei pensa di cambiare spesso? Ah, là, là, bobo. Lo so, nella gendarmeria questo non succede. Sì, scherzi. Se tutti i francesi facessero come lei... Sarebbero tutti italiani. Ah, ah, pardon. Hm? Per me può andare. Per il permesso di soggiorno vedremo in seguito. Chef. Prego, prego. Chef. Lei, i documenti. Ma lei mi conosce? E appunto per questo. Vabbè. Oh, caro collega, bravo, bentornato. Collega, magari fosse, ma questa non è la parola giusta. Oh, per me lei è in licenza, ecco tutto. Troppo gentile. Venga, venga a vedere, venga, venga. Guardi, il suo posto è sempre lì, come l'ha lasciato. Oh, la mia cara fedele Pen, il libretto delle contravenzioni. Il fodero del mio revolver. Certo, è come se lei fosse ancora con noi. Oh, sì. Presto ci sarò sul serio. Io me l'auguro veramente. Sarà un gran piacere. Mi scusi. E vous, là-bas? A moi. Oui, à vous. Qu'est-ce que vous voulez? La valise, là. Quale valise? Non fare il furbo con me, aprila. Ah, questa? Sì. Oh, hai il pigiama come il mio. Coincidenza. Au revoir, eh? Aspetta, mi sto ordinando. Come vede, non c'è niente di contrabbando. Ah, no, è della prima volta. Bon, ça va. Mi dispiace. Via, sparisci subito. Ferdinand, aspettami. Ferdinand, non correre. Ferdinand, aspetta. Scusami, ma ho una voglia matta di rivedere la mia famiglia. Immagino, con tutte queste emozioni sarai stanco, eh? Lasci che te la porto io. No, no, lascia, sei troppo gentile. No, lascia. Non dimenticherò mai quanto sei stato buono. Non fare complimenti, no, te la porto io, lascia. Non è la mia valigia questa. E com'è possibile? Beh, nel caos si saranno scambiate. Che cosa c'è qui dentro? Lo sai, abbiamo lo stesso pigiama, l'hai detto tu stesso. Ah, sì, è un regalo per una mia zia materna. Sì, qualche paio di calze di seta, così. Che cos'è, un millepiedi, tua zia? Oh, carissimo pastorelli, sono tanto contento di rivederla. Anch'io, signor sindaco. Allora, è tutto sistemato, eh? Beh, in un certo senso. Mi fa piacere per lei, creda. A presto. Grazie, eh? Signor sindaco, merci, au revoir. Adesso stia a sentire, messie Burriti. A me non suona tanto bene. Oh, sarà una cosa da niente, onorevole. Non si preoccupi. Le bon roi d'Agobert, ami Saki, Saki, Saki. Saki, 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 ma non è possibile. Mi sciupo la collezione. Oh, niente di grave. Se ha un minuto, onorevole, l'aggiustiamo immediatamente. Su, Jean, presto, pensaci tu, presto, che l'onorevole aspetta. Lei mi scusi, un attimo. Ferdinand, c'è il nostro deputato. Viene a parlargli del tuo caso. Meno, che cosa vuoi che gli interessi? Ma è appunto il suo mestiere interessarsi di cose che non lo interessano. Sì, 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 caro, può esserti utile. Su, va bene, vengo, ma mi vergogno. No, 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 non dire così. Su, presto, è un'occasione magnifica. Onorevole, permette, le presento mio genero, brigadiere di Dogana. Oh, bravo, giovanotto. La Dogana è la spina dorsale della nazione. Ah, sì, grazie, molte grazie, onorevole. Perché non parli all'onorevole di quel tuo amico? Ecco, mi scusi, onorevole, dovrei domandarle un favore. Prego. Oh, no, non è per me, è per un amico mio, per un collega, che ha delle noie per un errore di stato civile. Non succedono che in Francia queste cose. Ah, sì, ne ho sentito parlare. Quello che è nato nella cucina. Quello proprio. Un ragazzo in gambe? Vede, vorrebbe sapere, avendo ottenuto i documenti italiani regolarmente. Ah, bravo. Ah, bravo, bravo, bravo. Se può, dicevo, farsi naturalizzare francese. Ma è completamente idiota il suo amico. Oh, no, io lo conosco bene. Ma è lo stesso l'ultimo dei cretini. L'ultimo? Oh, scusi, tanto. Ma sì, ma sì. Me. No, no, è un giudizio troppo apprezzato. Ma sì, ma me. Sì. No, no. Finché non c'era una sentenza del tribunale, era francese. Domandando le carte italiane, ha riconosciuto implicitamente d'essere straniero. Ecco perché dico che è un idiota. Completamente idiota. Va bene, me. Anch'io sono sempre stato del parere dell'onorevole. Eh sì. Perché adesso il suo amico è interamente italiano. E qui... sta il guaio. E quale sarebbe il guaio? Essere italiano? No, mio caro, non si tratta di questo. Ma d'essersi fatto passare per francese. Quest'uomo rischia di essere arrestato per usurpazione d'identità, falso e uso di falso.
Me ne è proprio sicuro. Non vuole che io non conosca la legge? Sono io che la faccio. La potrebbe fare meglio. Una legge che fa passare per idiota un uomo che ascolta solo la sua coscienza. Ma è la famiglia? Che famiglia? Eh beh, la moglie e il figlio dell'idiota. Ah, perché per giunta l'idiota ha una moglie e un figlio. Ebbene, non li ha più. Che? Come? Falsa identità, matrimonio nullo. La moglie ora è nubile e il figlio è di padre ignoto. Oh, mio Dio! Hélène! Ma è un'infamia! È mai possibile che la Francia sia scesa così in basso? Ma lei perché si riscalda tanto? Oh, questa poi. E forse lei l'idiota? No, no, non sono io l'idiota. No, sono io, che gli ho dato mia figlia. I gendarmi, i gendarmi. Ferdinand! Sentite, non è il deputato che parla, è l'amico. Scappi. Sì, sì, scappa, presto. Hélène. Ferdinand. Va, va, va. Oh. Scappo, meglio correre, resta qui. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Il signor Ferdinand Pastorelli. Non è qui, no. Noi non l'abbiamo visto. Ah, peccato. Era per dargli il permesso di soggiorno. Permesso di soggiorno. Ripasseremo. Arrivederci. Arrivederci. Ma. Buongiorno. Buongiorno. E qui il signor La Paglia Giuseppe? Ma perché? No, niente, solo per informazioni. Prego, si accomodi. Grazie. Di qua. Io stasera dalle 7 alle 9 sono libera. Sempre così, mai che ci vediamo di giorno. È meglio, no? E allora? Dov'è papà? Papà? Gru, gru, gru. Ecco qua. Bentornato. Ha fatto un buon viaggio, signor Colombo Viaggiatore? Vediamo un po' cosa ha portato lo zio Giuseppe. Saccarino, benissimo, grazie. A presto, vediamo un po'. E lei? Cosa ha portato lo zio Giuseppe? Pietrini per accendisigari? Benissimo. Un bel pin... Che c'è? Ti valgono! Shock, 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 shock! Buongiorno! Buongiorno! Piccioni viaggiatori, eh? Come ha detto? Dicevo piccioni viaggiatori. No, no, questi sono piccioni pedoni. Ah. Sa, vanno a piedi. Sì, si fanno un giretto a tornare a casa e tornano, eh? Aspetta. Noi abbiamo bisogno di alcune informazioni, è vero, circa il signor Ferdinando Pastorelli. Ferdinando Pastorelli? Forse sarà meglio scendere, eh? Prego, si accomodi. Ciao, piccionacci! Oh, sono peggio dei ragazzi, sa. Oh, come ha detto che si chiama quel tizio? Ferdinando Pastorelli. Ferdinando Pastorelli? Sì, la prefettura di Torino vuole dei chiarimenti. La prefettura? Vede, la posizione del pastorello non appare del tutto chiara, lei capisce? Qua siamo in una zona di confini, allora... E allora non lo conosco. Ma come, non conosce Pastorelli? Ma io non sono del luogo, io vengo da Napoli. Tu cosa fai qua? Vai in camera tua, marsh! Signor Giuseppe, non è che una formalità, in fondo. Lo so, si dice sempre così. Poi si viene a scoprire che questo signore, questo tale, come ha detto che si chiama? Pastorelli. Pastorelli. È una spia, è un assassino, è un delinquente. Dici, ma come? Giuseppe ce l'aveva garantito? Ah, no, 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 no. No, per carità. Io non mi impiccio. Caro signore, io... Cosa fa? Niente. Annoto quello che ha detto. Smentisco. Lei mi vuole far prendere una querela? Io non ho parlato, non ho aperto bocca. Ma, signor Giuseppe, lei lo conosce, il signor Pastorelli? Non può negarlo. Buongiorno, cosa c'è? Buongiorno. Ci scusi, signora, noi vogliamo soltanto sapere se loro conoscono il signor Pastorelli. Che? Ma che sei diventato scemo? È certo che lo conosciamo. Sono stata la sua prima moglie, figuriamoci. Se non vuole passare dei guai, lei è tenuto a rispondere a tutte le informazioni richieste. Chiaro? Chiarissimo. Dico, senta, facciamo una bella cosa, eh? Io adesso vi mando una bella lettera anonima. E io
Io sono un usurpatore. Oh, sì, sì, sono un usurpatore. Ho usurpato la nazionalità francese. Ho perso tutto. Non ho più moglie e non ho più figli. Su, coraggio, la risposerai tua moglie e potrai riconoscere tuo figlio. Riconoscere mio figlio? Un figlio che tutti ritrattano di suo padre al punto di essere figlio di padre ignoto come me? Beh, mi vado a buttare nel fiume. Cosa fare l'idiota? Andiamo. Idiota. È un pezzo che faccio l'idiota. Lo faccio dal giorno della nascita. Ho cominciato sbagliando parte. E l'importante è nascere dalla parte giusta. Scusa. Attenzione. Qui tu sei un bravo uomo e qui tu sei un boia. A meno che non sia il contrario. Ma a me non riguarda. Io da una parte o dall'altra sono e sarò sempre un fesso. È l'onorevole che me l'ha detto. E l'onorevole se ne intende, sì, perché lui di fessi ne vede tutti i giorni. Giù, andiamo, va bene. Giuseppe sei una carogna. Ma se la chiappo! Dove vai? Voglio ammazzarlo subito! Ma stai calmo, cosa fai? Vieni qui. Stai tranquillo, andiamo. Non avrei dovuto ascoltare la voce della mia coscienza. Dato che non era molto chiaro, non avrei dovuto restare nella legalità. Sono completamente idiota. È per questo che piango. Lasciatemi andare. Dai, buono, voglio andare. Lasciamo. Ti dico di restare. Voglio andare a dormire. A dormire. Scusate, signori. Il signor Pastorelli, per favore. Sono io. Mi segua, per favore. Dove? Alla stazione dei carabinieri. Avanti. Eccola! Disgraziato! Ma messo in un bel guaio. Calma, calma, signora. Perché? Che cosa ho fatto? Si accomodi. Ecco, Pastorelli, lei ha indossato una divisa, perciò sa bene che cos'è il dovere. Oh, sì, maresciallo. E non solo se portiamo una divisa, il dovere è dovere, anche se siamo in mutande. Oh, pardon, Antoinette, pardon. Dobbiamo chiarire la sua posizione. Lei è cittadino italiano? Anche. No, non anche. Non anche. Lei ha ottenuto i documenti italiani, dunque lei è italiano. Qui così risulta. Ici, ça résulte. E poiché in Italia il divorzio non esiste, la qui presente signora Antonietta Parodi in Pastorelli è tuttora sua moglie. E io sarei tuttora suo marito. Naturalmente. Ma le ho già detto che io sono la signora La Paglia. E io che credevo di non avere più moglie. Già. E invece adesso lei ne ha due. E secondo la legge, lei è un bigamo. Oh, sì. Bigamo? Già, bigamo. Qui così risulta. Allora, io sono bigamo. E la signora anche lei? Io. No. Allora, bigamo pure lei. Oh, scusa, Antonietta. Aspetto istruzioni da Cuneo. E per il momento io sono costretto, purtroppo, a trattenervi qui. Mi dispiace. Cosa? Mi fa mettere in prigione? Cara signora, non è permesso ignorare la legge. E i miei figli? Ne ho quattro. Già. Questo è il punto delicato. Il codice. Dov'è il codice? Qui. Ah, grazie. Prego. Sempre secondo la legge, sono i suoi e devono portare il suo nome. Ah, oui. Qui così risulta. Ma cosa mi importa a me di quello che risulta? Io sono un'onorata madre di famiglia. Ma cosa c'entro io se questo disgraziato si è messo a fare signora, il suo? Ma ci metta lui in galera, io non ci vado. Basta così. La legge... è legge! Portali dentro! Via! Via! Oh, via! Andiamo! Oh, sapete, sono generosi gli italiani. Se perdi una moglie, te ne danno un'altra. Se perdi un figlio, te ne danno quattro. E a Giuseppe,
Niente, niente moglie e niente figli. Oh, grazie, maresciallo. Grazie. Buongiorno, Marisa. Papà, che c'è? Mamma è alla stazione dei carabinieri. E perché? L'appuntato ha detto che era per un'informazione, ma è già un'ora. Ma non bisogna dare confidenze ai carabinieri. Lo sapevo. Oh. Chi è? Da questa parte, qui! Qui! Cucù! Cucù, Giuseppe! Qui! E che fai lì sopra? Lo vedi, sto in prigione! Ah, sì? Ah, ah. E tu che volevi sbattere sempre gli altri dentro, eh? Adesso ci sei a bottega! Ti, ti! Questa sì che è buffa! È anche più buffa di quello che credi! Ma come? Ridi perché stai in prigione? No, rido perché non ci sei tu! Ma è meglio stare fuori che stare lì dentro, no? No, se ne pod! Nel tuo caso è esattamente il contrario! Attendo un minuto! Oui, monsieur! Antonietta, c'è quell'imbecille del tuo ex marito! Ecco tua moglie! Complimenti! Bel lavoro! Cretino! Deficiente! Lui è diventato italiano e per colpa tua adesso io sono bigama. Un momento. Se tu sei bigama, io che sono. Becco, compiuto, l'ho già detto. Ma che ridete, quello è un povero pazzo che farnetica. E in attesa di essere trasferito al manicomio giudiziario non bisogna citarlo. Via, 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 via. Che bella figura che stai facendo. Che siete solo lì dentro? Certo, nell'intimità. Mia moglie è io. Che gaglioffo, brutto somaro. Vieni giù se c'hai coraggio. No, no, adesso da fare. Ridi, ridi, brutto mascalzone. Te li insegno io a ridere. Ti faccio vedere via la maglia, Giuseppe. Imbecille! Pastorelli, dal maresciallo. E anche lei, signora. Dal maresciallo? Sì. Ci mancava anche questa adesso. E che cosa vuole il maresciallo? Niente, niente. Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, vorrei parlare col signor maresciallo. È occupato. Non l'ho capito. È occupato. Scusi, tanto. Mi faccio parlare col signor brigadiere. È occupato anche lui. E allora parlo con lei. Non posso. Non vedi che sono occupato? Si sieda. Che mannaggia, che roba. Lei parlerà al maresciallo dopo di noi. Va bene. Come vedete, tutto si sistema. Qui, così risulta. Ho parlato al telefono con Cuneo. E se prima non vi avessi messo in prigione, ora non avrei avuto l'autorizzazione di rilasciarvi. Voi siete liberi. Grazie. Ma, attenti, dovrete tenervi a nostra disposizione, eh? Ah, e intanto mi avete disonorata. Ah, era mio dovere, signora Pastorelli. No, Pastorelli, signora La Paglia. Beh, sarà il tribunale a decidere. È giusto. Allora possiamo andare? Sì, sì, le faccio dare tutta la sua roba. Un momento, vengo anch'io. No, 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 aspetta. Massa, mamma, guarda, me la pazzi. E poi paghiamo le tasse. Porca miseria. Mario, qui bisogna fare qualche cosa. Mia moglie è in camera di sicurezza con un uomo. Sì, lo so. Ma che ci posso fare? Ma come che ci posso fare? Allora io qui divento lo zimbello di tutto il paese. Mannaggia Pastorelli, ma... Che cosa, che cosa, che cosa le ha fatto Pastorelli? Gli avverto che le mani mi brutono. Anche a me. Tu fai il farfadone con mia figlia? Beh, sì. Ma che c'entra? Come che c'entra? Vuoi il mio consenso? Portami da mia moglie. E come? Arrestami. Ma non posso. Come non puoi? Perché? Su, andiamo, arrestami, su, fammi sto piacere. Ma ci vuole un motivo. Ci vuole un motivo? Eh sì. Vuoi il motivo? Ecco il motivo. Ma che succede? Sono stato io. Io. Per distrazione. No, 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 che? Quale distrazione?
Sono stato io, l'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta. E perché? Così, per sfregio. Bene, e noi adesso ti sbattiamo dentro. Oh, finalmente. Hai visto? Cammina. Grazie, subito. Se lo riprenda suo marito. Seguitemi. Ah. Libero, io sono libero. Che paura avevi. Non c'ero forse io qua? Ti avevo portato la sciarpa. Grazie, Len, pensi a tutto. Ehi, un momento. Buongiorno, tenga. Maresciallo. Buongiorno. Ecco le sigarette. Merci. Temperino. Portafoglio. Documenti. E questo che cos'è? Mon livret militaire. Ah, il libretto militare. Libretto militare. Un momento, legga, legga. Legga, maresciallo. Mio genero è stato un ottimo soldato. Oh, questo poi. Oh, sì. Ah, bravo, bravo. Allora lei ha fatto la guerra per la Francia. Oh, è citato all'ordine del giorno. Oh, non ho fatto che il mio dovere. Ah, giusto, giusto. Un momento, per favore. Pensi che in Francia dicono che questo non prova niente? Sì, sì, in Francia può essere. Ma qui prova che lei è un... come si dice in francese? Un renitente. Renitente. Cosa vuol dire renitente? Vuol dire che lei non ha mai risposto alla chiamata alle armi. Come? Ma infine io ho fatto la guerra! In Francia, ma non in Italia! Ma non potevo spaccarmi in due! Maresciallo, lei esagera, mi pare. Mi restituisca il libretto e piantiamola. Basta, Renzi, ora basta. Qui così risulta. Secondo la legge, lei lo sa quello che è? No. No? Un disertore. Moi? Disertore? Oui, monsieur. Io? Un disertore? Io che ho fatto 5 anni di trincea? Io sotto ufficiale di carriera? Io tiratore scelto? Me lo ripeto ancora! Io non lo fare così, hai la pressione! In camera di sicurezza, ma così si calma! Disertore a me? È un vero scandalo! Io ricorrerò a chi di dovere! Signora, esca! Queste cose in Francia non succedono mai! No, no, non piangere, cara. Papà Burit non ha detto l'ultima parola. Merda. Molto gentile. Lei è veramente gentile. Arrivederci. Non ti preoccupare, io appena vorrò pago tutto dare la macchina e esco. Oh, senti, fammi una cortesia. Questo, daglielo al tuo collega da tirografo, eh? Ciao. A tutto lui. Oh, Mario, di a Marisa che io consento. Andiamo, vittimi, allè. Sì, 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 grazie. Andiamo, spesso, detto. Calma, calma, giovanotto. Sì. Peccato, se arrivavi 5 minuti prima ci trovavi tua moglie. Ah, sì? Dietro, dietro. E perché, adesso dove? Rilasciato. Porca miseria. Ah, no, no, ma che fai? Stai, vai dentro, dentro. Apri. Aprite. Aprite. Questo è un errore giudiziario. Porca miseria. Cosciola miciuar. Ma come si rilascia una colpevole così, senza ragione? Eh? Imbecille che sono, io mi ciecherò un occhio, stai fermo con le mani. Mi voglio ciecare un occhio, stai fermo con le mani. Ma... Ferdinand, un momento. Siamo uomini di mondo, no? Sì, è vero. Forse prima ho un po' esagerato, ma non volevo mica offenderti, sai. Guardami bene. Con piacere. Cosa resta di Ferdinand Pastorelli? Mi hanno tolto la famiglia. Il focolare. La patria. Mi restava una cosa, una sola. E l'ho perduta. Che cosa? L'onore. Tutto qui. Ma va. Disertore. Oh. Sono un disertore. Oh. Ho fatto la guerra per niente. Ho fatto tutto per niente. Io non sono più un uomo. Sono uno sbaglio vivente. Certo. Sei un disgraziato, Ferdinand. Mi fai proprio compassione. No, 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 no. Prima che mi si dica che ho cambiato sesso, ho ancora una carta. Sparire. Di. Questa notte? Perché aspettare? Ti vedranno. Oh, quando mi vedranno sarà troppo tardi, lo so. È un gesto grave, ma c'è la liberazione. Siete voi, è la liberazione. È la liberazione. Ferdinand, oui. Posso aiutarti? Merci. Vado qua. Messie, vado qua.
Lì, credi che questa regga? Perché ultimamente tu ti sei un po' ingrassato. Magari sarà la cucina italiana. Disgraziato, non dire quella parola, eh? Vabbè. Dimmi un po', ti dispiace se dopo di te, certamente, la dovrò anch'io questa. Ah, perché pure tu? Ma certo, ne vi, monsieur. Oramai qui, che ci sto a fare? Hai già deciso? Ma certo. Gran cosa l'amicizia. Addio. Addio, amico. Ma, excuse-moi, Ferdinand. Non ho ancora capito come fai a passare. Semplice, vuoi cominciare? No, no, prego, prego. Senza complimenti. Sans façon. Allora, se permetti, faccio strada io, eh? Sì, vabbè. Così mi darai coraggio. Addio, mon vieux Giuseppe. Ferma! Ma che sei pazzo? Perché ci ripensi? Certo che ci ripenso. Ma non vuoi più sparire? Sì, ma non così. Io credevo che tu volessi scappare. Io scappare? Ah, no. Si potrà dire tutto di Ferdinand Pastorelli, ma non che è stato un vile. Quello era un uomo. Ha preferito la morte al disonore. Ecco cosa si dirà di me. D'accordo, d'accordo. Oh, ma ragioniamo. Eh? Quando eri francese, hai combattuto per la Francia. Naturalmente. Boh! Adesso che sei italiano, ti senti disonorato per non aver combattuto per l'Italia? Sì. Boh! Allora, se si scoprisse che tu sei turco, ti sentiresti disonorato per non aver combattuto per la Turchia? Sì. Ma voilà! E impiccati, stupid cretin, balengo. Uè, lascia stare! Ferdinand! Voglio morire! Ma non sciocchezze! Ma voglio morire! Ma cosa vuoi fare? Stupido! Voglio morire! Lascia! Ma che fai? Sei impazzito! Ferdinand! Ferdinando! Perché ne hai lascia! Dove? Avanti, senza tante storie! Non ho fatto nulla! Via! Ma che cosa? Avanti, avanti! Aprite! Aprite! Pago i danni! Non voglio restare solo! Non voglio restare solo! Oh, André, André, mio caro Pastorelli. Tutti quanti possiamo sbagliare. Proprio ora ho ricevuto ordini da Cuneo. Lei conosce l'articolo 8? L'articolo 8? No. Ma ormai non ha più nessuna importanza. Accetto coraggiosamente il mio destino. Il cittadino che ha compiuto il servizio militare all'estero senza autorizzazione del proprio governo è automaticamente decaduto dalla nazionalità italiana. Io decaduto? Qui così risulta. Lei non è più italiano dall'età di 20 anni. Allora questa è la fine del mondo? Di conseguenza lei non è più bigamo. Neanche più bigamo? No. Disertore nemmeno? No. Oh, allora sono libero? Eh sì. Sono libero. Libero? Sono libero? Libero! E vive la libertà! Libero non del tutto. Che altro c'è? Non del tutto. Mi dica. Ho l'ordine di accompagnarla alla frontiera. Alla frontiera? Andiamo. Prima lei, maresciallo. Alla frontiera. Andiamo. Attendez. Un momento. Capo, glielo do in consegna, non accettabile sul territorio italiano. Già. Ti saluto, France, terra di libertà. Documenti. Documenti? Ma non ne ho più. Bonjour, brigadier. Che bello ritrovarsi in patria. Quale patria? La mia. Dato che non sono italiano, sono tornato francese. Cosa? Ehi! 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 Maresciallo! 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 Un momento qui, per piacere.
Se tutti quelli che non sono italiani fossero francesi, sarebbe troppo facile. Senta, maresciallo, non posso far entrare in Francia un individuo senza carte. Allez, aria! Come aria? Io non c'entro niente. Ho avuto l'ordine di riportarlo in Francia. Ha sentito? Mica gliel'ho detto io. Vada, vada. Come vada, vada? Lei non è francese, quindi non può restare qui. A lei, fuori! Doucement, eh? E neanche qui. Non è italiano. Via, via. Che via, via? Ma io che cosa sono? Stia zitto! Vorrei almeno sapere, per piacere, se esisto o se non esisto. Ecco. Di fronte alla legge, no. No. Ah, allora, se ho capito bene, per voi l'esistenza di un uomo non conta affatto. Conta soltanto la sua carta d'identità. La legge non deve essere discussa, specie dai suoi tutori. Esatto. Così è in Italia, è in Francia e dovunque. Ho capito bene. Il mondo va avanti con la legge, le carte e i regolamenti. E molto presto ci vorrà un permesso per vivere, debitamente timbrato per poter respirare. Bon, bon, d'accordo. Mi riconosco colpevole. Colpevole d'essere nato in una cucina dove degli imbecilli hanno fatto passare la frontiera. La frontiera. Bell'invenzione. Ah no, eh? Attento che lei adesso esagera. Insulta la frontiera. Lei, un doganiere. Non sono più doganiere. Non sono più niente. Non sono più niente, capisci? Ma ridiventerò qualcuno. Qualcuno di cui parleranno tutti i giornali. E finirò in prigione, già che non ho altra scelta. Ma almeno ci andrò per qualche cosa che ne valga la pena. E poi mi assolveranno per squilibrio mentale. Perché sarò certo impazzito con gente come voi. E qui, e poi, saluti, arrivederci in corte d'assise. Thank you.
Sparano dalla montagna! Presto! Riparatevi! Sparano dalla montagna! Attenzione! Riparatevi! Presto! Riparatevi! Sparano dalla montagna! Attenzione! Attenzione! Riparatevi! Spara! Chi è? Lo so io, gli spara! Chi? Porta! Ferdinand! Ah! Questo nome significa morte! Ma sei matto! Sei matto! Il matto sono io! È lui il matto! Questa, l'ho trovata sotto la porta della mia cucina. No! Sì, sì, sì. Senti, carognone, a moi, carognone, tengo a portare a sua conoscenza che qui tutti se ne fregano del sottoscritto, di lui. Pertanto, considerato tutto ciò, tengo a depennare dalla lista dei viventi, prima però, dopo un avvertimento regolamentare, i sottoelencati. Nominativo, il sottoelencato nominativo. E senti, Malandré Alberto, maresciallo capo della gendarmeria. No. Marozzi Augusto, maresciallo dei carabinieri. No. Calandré Antoine, consigliere municipale e contrabbandiere. Eccetera, eccetera, eccetera. Come vedi, ci sono tutti. Oh sì! Oh sì! Lei è al 13° posto. E tu? E moi sono un po' scritto. Che significa? Senti, post-scriptum, se non mi porti un po' di vettovagliamento, ti sgnacco nella lista, a moi, nella lista. Con considerazione e stima, Pastorelli Ferdinando, ex brigadiere di Dogana e tiratore scelto. Aiuto! Questo è per il postino. Presto, presto. Se ti do il vettovagliamento, fai levare dalla lista anche me? Non prometto. Ma farò tutto il possibile. Giuseppe Lavaglia, quando promette, promette. Poi, ritornando al discorso di prima, io le consiglio metterci anche una bella bottiglia di vino vecchio. Vin oui, vieux. Il nostro vino più vecchio del 54, la batti, eh? Oui, très bien. Oh, qu'est-ce qu'il va faire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Chissà che succede, chissà che succede. Che spara. Sì. È impazzito, ucciderà tutti, è impazzito. Donatier. 1919. Ah, sì, sì, è vero. Le credevo finite. No, lasciala e sì. Prendi quelle del 1954. Sai, lei la conservo per me, quella. Donati, sì. Vieni un po' sì. Qua. Ah, no, 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 dammi questa bottiglia, no. Non è in vendita, no. È per consumazione personale. Lascia. Insomma, avrò bene il diritto di bere, no? Certamente, ecco però. Alla faccia di Ferdinand, eh? Guarda un po', cosa c'è scritto sull'etichetta? Vino delle due frontiere. 1919, imbottigliato da chi? Te lo dico io da chi? Da un grandissimo figlio di una buona donna, truffatore. Guarda un po'. Nel 1919 la linea di frontiera passava appena per un angolo del tuo albergo e non in mezzo come ci vuoi far credere. Quando è nato Ferdinand, la cucina era in Francia. Ma io l'ho fatto per l'igiene, la frontiera passava per i gabinetti. No! L'hai fatto per attirare i turisti, per guadagnare quattrini. È soso! Ma che si sposta così una linea di frontiere dai gabinetti alla cucina come se fosse un manico di scopa? Ma va là, imbecille! Giuseppe, non parlare, ti supplico, non parlare! Non lo sai che le frontiere non si toccano? Ecco come va a finire. Si comincia con qualche fucilatina, poi ci si trova in prima linea e se succede qualche disgrazia, dicono è morto per la patria. No! Io sono morto per una bottiglia di vino. Ti supplico, non parlare, non parlare! Stai fermo, sa? Tutti devono sapere che Ferdinand è francese. Popolo, ascolta! Ferdinand è francese! Ferdinand è francese! Oh, Ferdinando! Dove sei? Dove sei? Fuori! Pastorelli! Pastorelli! Ferdinand! Vieni fuori, tutto è sistemato! Ferdinand! Ma dove diamine si è cacciato sti imbecille? Ferdinand! Vieni fuori, tutto è sistemato! Ferdinand, vieni fuori! È stato
di Don Aguirre! Non aver paura! Lo sai, sono amico tuo! M'hai tradito poco! Accidenti! L'ha ammazzato! Non è possibile! No, no, non sono stato io! Giuseppe! 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 Dio mio, cosa ho fatto? Giuseppe! Giuseppe, alzati! Parla! Dimmi qualcosa! Giuseppe! Oh, è sangue! No, è vino. E allora, cochon, non sei morto? Eh no, perché non ti va bene. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Sciagurato, cosa hai fatto per me? Fermo! Stia fermo là, pastore lì! Stia fermo! Arrivo! Ferma, giovanotto! Tutto è chiarito! È francese, è francese! Ma non è possibile. Ma sì, capoccione, sei francese. E ringrazi che sono amico tuo. Sei nato con la camicia, sei nato. Mamma mia, che fortuna che c'hai! Che fortuna! Oh, Giuseppe! Legge è legge.